questa è la piaga. Questo è lo spessore. Questa macchina ha tre motori. Primo, la pialla con la foratrice. E poi c'è lo spessore e la spadatrice. Adesso un perno che ci va, tutte le cornici. Finito la lucidatura, si comincia a montare. L'azienda nasce grazie a mio nonno Iginio, che oggi all'età di 96 anni troviamo ancora in falegnameria. Per noi è importante ricordare da dove siamo partiti, perché il nostro passato ci ha permesso di raggiungere oggi degli obiettivi che probabilmente sarebbero stati impossibili. Insieme a nostro padre, io e mio fratello Andrea, siamo riusciti a creare nel posto in cui siamo cresciuti il nostro futuro. Siamo tre fratelli e la nostra famiglia è sempre stata il nostro punto di riferimento. E credo sia fondamentale anche all'interno di un'azienda avere degli equilibri e dei rapporti sani basati su dei principi forti. I clienti sono il nostro patrimonio più grande, tanto che spesso si creano veri e propri legami che rimangono nel tempo. Arredare e progettare la casa in cui passeranno la loro vita, il loro tempo e in cui cresceranno i loro figli è un compito importante e spesso una bellissima responsabilità. Il nostro è un lavoro che richiede tempo, precisione e competenza. Ma onestamente credo che spesso serva davvero anche tanta fortuna. E noi abbiamo avuto la fortuna di aver ereditato una realtà che ad oggi risulta vincente grazie al suo passato.